Oggi Elden Ring si è aggiornato di nuovo. Difatti, siamo qui per parlare della patch 1.13.2, che porta degli altri cambiamenti al mondo di gioco che tutti oramai conosciamo come le nostre tasche. Come tutti sappiamo, una nuova patch vuol dire cambiamenti, e non ci resta che capire se in meglio o in peggio. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere. Benvenuti su Top Games, io sono Samuel ed oggi spero di darti delle buone notizie con questo video. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e che in descrizione trovi il giveaway di Instant Gaming al quale potrai partecipare gratuitamente. Dovrai solamente completare un paio di passaggini, ma niente di che. La patch di cui ti parlerò oggi è abbastanza breve, ma non per questo è meno importante delle altre. Anzi, alcune delle modifiche apportate sono davvero di vitale importanza e te ne renderai conto leggendo tu stesso il patch notes, presente qui sotto in descrizione, oppure seguendo il video, che mi farebbe anche più piacere. Questo aggiornamento tocca tutte le piattaforme su cui è possibile giocare Elden Ring ed apporta le stesse modifiche su entrambe le console, dunque PlayStation ed Xbox, e su Steam. Giusto per iniziare così, con un'informazione che ho trovato interessante. Tu lo sapevi che l'NPC Orso Rosso che puoi trovare in un mausoleo faceva molti più danni del dovuto? Non ti preoccupare, non eri tu scarso, era solamente lui troppo potente rispetto a quello che avrebbe dovuto essere. E questo tende a tranquillizzarmi, visto che io stesso mi sono sempre reputato un giocatore nella media, forse anche un peletto inferiore. Ma a quanto pare non sono io a non saper giocare, ma From Software a fare casino con i boss. Successivamente possiamo leggere di svariate modifiche ad invasioni e multigiocatore cooperativo. Per farti un esempio, o meglio per leggerti quello che hanno detto nel patch notes, era praticamente impossibile giocare con un amico una volta giunti ad Altus Ombra. Sembra infatti che in questa zona non fosse possibile invocare i propri amici senza un motivo apparente. E già i titoli di From Software hanno un sistema multigiocatore che fa abbastanza acqua da tutte le parti, visto che ci si può evocare solamente se il boss non è stato già sconfitto. Figurati se non lo puoi fare a prescindere, perché Miyazaki ha deciso così. Similmente, sempre ad Altus Ombra, non si riusciva ad invadere o ad essere invasi dai giocatori, secondo la patch solamente in determinate circostanze. Insomma, sembra quasi che Altus Ombra sia stata completamente rimossa dal multigiocatore del titolo, ed essendo un'area anche abbastanza vasta, a meno che non si corra direttamente alla Rocca dell'Ombra, diciamo che mancava un bel pezzo d'esplorazione per chi magari voleva vivere l'intero DLC di Elden Ring in compagnia. Non sono un grande fan delle invasioni, ma anche per quel che riguarda questo aspetto del gioco, immagino che non poter invadere in un'intera zona sia un fastidio, perché, appunto, mancando un'intera porzione di gioco al multigiocatore, i tempi d'attesa, per quel poco che ne capisco, erano molto prolungati per l'invasore. Correggimi se sbaglio nei commenti. E da questo punto arriviamo ad un argomento a mio dire davvero scottante. Avrai notato forse la costante polemica presente anche nei commenti sotto i miei video, secondo la quale chi usa la lacrima riflessa non può considerare di aver battuto il boss in questione? Bene, ora parliamo di evocazioni, e tralasciando la completa insensatezza del discorso citato che compare oramai troppo spesso nei commenti, sembra che a quanto pare chi utilizzasse le evocazioni per ottenere un semplice aiuto contro i boss stesse in realtà solamente sprecando del mana, del tempo e tutto quello che ne comporta. Difatti, quasi tutte le evocazioni non venivano potenziate dalla benedizione del Regno dell'Ombra a loro dedicata. In succo rimanevano costantemente al livello 0, quindi non potevano nemmeno competere contro determinati boss. Cioè, ci rendiamo conto di quello che ti ho appena detto e di quello che sta scritto nel patch notes? Questo è un problema bello grosso a mio dire, visto che non credo che tra tutti i giocatori di Elden Ring siamo in quattro scemi ad utilizzare le evocazioni e quant'altro, anche senza considerare la lacrima riflessa. Ed a proposito di questa evocazione, sai cos'è successo ad Andrea di davvero divertente? Stava giocando una build mista, ibrida, con oggetti d'attacco e da support. Ebbene, se hai troppe cose addosso, troppi incanti, eccetera, eccetera, la tua copia andrà nel caos più totale ed inizierà a scorrere l'inventario, utilizzare cose a caso, come ad esempio tutti gli incantesimi di supporto, e poi si farà bellamente gli affari suoi.
E tutto questo lo puoi vedere nel canale gameplay che troverai in descrizione. Ma la lacrima riflessa è l'evocazione più potente, no? Infine, rimanendo sul discorso evocazioni, sembra che queste entità non venissero potenziate dagli incantesimi ad area che potevamo utilizzare, come ad esempio un voto aureo o un incantesimo di cura. Gli esseri che ci accompagnano in battaglia semplicemente se ne fregavano di tutto e di tutti, anche dei potenziamenti che noi potevamo castare appositamente per potenziarli per lo scontro. Ma la lacrima riflessa è l'evocazione più potente, no? Inoltre, se per puro sbaglio queste creature riuscivano a potenziarsi in qualche modo, quindi con degli incanti nostri, con degli oggetti o con qualsiasi diavoleria ad essa dedicata, ed immagino che comprenda anche le benedizioni del Regno dell'Ombra, l'aumento di status che avrebbero dovuto avere non si comportava come doveva, andando ad essere nettamente inferiore o superiore allo standard. E tendenzialmente quando si fanno questi discorsi si parla di inferiore. Ma la lacrima riflessa è... basta, dai. Ora, a me sta bene che From Software stia continuando a seguire il gioco e ad apportare modifiche importanti allo stesso, rendendolo sempre fruibile ed aggiornato per tutti quanti noi giocatori. Ma a questo punto mi sorge spontanea una domanda, forse anche più di una. Come cavolo fanno a nascere tutte queste problematiche? Le evocazioni non hanno mai avuto il potenziamento della benedizione o è stata una patch passata a dare problemi? Inoltre, giusto per raccontarti ancora una cosa di quanto il gioco funzioni bene, i bug continuano a nascere di patch in patch. Entra nel tuo mondo, metti l'euforia nella mano destra ed impugna un'altra arma nella mano sinistra. Picchia in giro i mostri, fai salire la lucentezza della lama gemella ed impugna a due mani l'arma della mano sinistra. Ora hai ottenuto magicamente del danno sacro extra sull'arma secondaria. Per l'amor del cielo, sono il primo ad ammettere che non me ne intendo di programmazione, non me ne intendo della creazione di un gioco, e neanche degli aggiornamenti e delle possibili conseguenze degli stessi sul gioco. Ma cavolo, una casa come From Software non è paragonabile a me, per niente. Il fatto che da una patch nata per sistemare determinate cose escano ulteriori problemi, impressionante. Sono ovviamente felice che gli sviluppatori continuano a seguire il gioco e a modificarlo, come ti ho già detto, però la situazione a volte mi sembra davvero surreale, e sono anche sconvolto dal fatto che non abbiano già depotenziato Euforia, arma che nella scorsa patch, come ti ha raccontato Andrea nel video dedicato, è stata potenziata dagli stessi sviluppatori, l'unica arma che fino ad ora ha subito un potenziamento e non un nerf. E visto che tendenzialmente nerfavano armi rotte, hanno baffato un'arma che ora è rotta. E da questo punto si aprono le scommesse. Tra quanto Euforia tornerà ad essere un'arma comune e verrà depotenziata? Quando, domanda che mi pongo ormai da molto tempo, finalmente potremo nuovamente usare le boccette del profumiere? Ok, hanno detto che erano rotte e le hanno nerfate, ma cavolo, ora più che rotte sono quasi inutili. Stiamo andando da un estremo all'altro, e questo per me non è bene. Ma non voglio rubarti dell'altro tempo. Se vuoi consultare tu stesso il patch notes e scoprire di più riguardo alle modifiche apportate da questa nuova versione del gioco, lo troverai in descrizione. Io intanto ti ricordo di iscriverti al canale per supportarci e che qui sotto trovi, oltre al patch notes, anche il giveaway di Instant Gaming di cui ti ho parlato all'inizio del video. Dacci un'occhiata perché è completamente gratuito. Noi ci vediamo domani o in un prossimo video. E questo elenco di nomi che vedi scorrere dal basso verso l'alto è composto da tutti gli abbonati del canale, quelle persone che hanno deciso di supportarci e a cui noi dobbiamo un grande ed enorme grazie. Ed è anche grazie a loro che possiamo impegnarci a creare dei video unici e particolari per provare a variare sul canale. Quindi ragazzi, un abbraccione!